Sono la dottoressa Francesca Testa, ginecologa, collaboro con il Centro Sant'Agostino. E il mio compito oggi è quello di parlare con voi della contraccezione intrauterina o spirale. La spirale è un metodo contraccettivo efficace, sicuro, che consiste nell'applicazione dentro la cavità uterina di un piccolo dispositivo in materiale plastico polietilene, grande circa 2-3 cm, che può avere attorno a sé, attorno all'asta centrale, un filamento di rame argento, oppure può avere un piccolo serbatoio che libera un progestinico, il levonorgestrel, che è uno dei due preparati contenuti nella pillola contraccettiva. La spirale è un dispositivo medico che va applicato all'interno della cavità uterina da parte del ginecologo. Il momento migliore per l'inserimento è durante i giorni del flusso mestruale, perché è il momento in cui i due orifizi attraverso i quali bisogna passare per inserire la spirale sono più aperti e va inserito, può essere inserito tranquillamente in ambulatorio, purché siano rispettati i criteri di sterilità richiesti. La spirale si può inserire anche nelle donne che abbiano meno di 20 anni e anche nelle donne che non abbiano mai avuto una gravidanza. I vantaggi di questo metodo contraccettivo sono indubbiamente legati alla facilità di uso, che non richiede la memorizzazione di un'assunzione giornaliera o settimanale, al basso costo e alla lunga durata d'azione.